Ora prepareremo la crema pasticcera al mango. È una crema veramente facilissima, di grande effetto. La unica difficoltà è trovare un mango maturo al punto giusto. Noi consigliamo di comprarne due o tre e tenerli magari insieme alle mele. Quando li sentiamo morbidi, probabilmente sono pronti e sono buoni. Per preparare questa ricetta occorre la polpa di un mango ben maturo, una tazza e mezzo di anacardi crudi reidratati, un cucchiaio abbondante di olio di cocco, un cucchiaino di vaniglia in polvere, la buccia grattugiata di un limone e acqua quanto basta. Dipende poi dal grado anche di maturazione del mango. Allora, gli anacardi li abbiamo reidratati e sono stati almeno 4 ore, perché intanto questo ci consente una crema più fluida, hanno una resa migliore per questa preparazione che ci occorre, e poi gli alimenti reidratati sono sempre più digeribili. Quindi ve lo consigliamo. Dopo averli tenuti in ammollo in acqua fresca, dovete scolare molto bene l'acqua di ammollo e sciacquarli un pochino sotto il rubinetto. Per quanto riguarda poi l'olio di cocco, è un olio molto benefico e aiuta ad addensare la crema. Questa è una crema che sembrerà davvero la crema pasticcera della tradizione italiana. Allora, il procedimento è semplicissimo. Si mettono tutti i nostri ingredienti nel frullatore. Noi abbiamo un frullatore molto potente, ma per realizzare questa ricetta non occorre avere un frullatore particolare. Basta un semplice frullatore, anche non ad altissima potenza, e anche al limite uno ad immersione. Aggiungiamo gli anacardi, un cucchiaio di olio di cocco abbondante, ecco. L'olio di cocco, se fosse denso, lo potete scaldare a bagnomaria. Ricordiamoci che noi non facciamo mai cotture, quindi avremo l'olio di cocco liquido. La vaniglia, ecco, questa era più di un cucchiaino, per cui mi fermo qui. Con la vaniglia non si deve mai eccedere, perché se si supera la dose consigliata si ha un effetto addirittura di amaro, quindi bisogna essere precisi. E poi aggiungiamo la buccia grattugiata di un limone, naturalmente biologico. Mentre Marina fa questo, vi ricordo che ha parlato di una tazza e mezzo di anacardi. E le tazze sono la nostra unità di misura del crudismo, e in questo caso sono divertenti, e in altri potete trovarli nei casalinghi anche d'acciaio, e all'inizio, se non avete queste unità di misura, usate una vostra tazza, mezza tazza, e ve la cavate comunque egregiamente. Ecco. Ecco fatto. Inseriamo anche la buccia grattugiata del limone. Do una prima frullata senza acqua, poi vedo se occorre aggiungerne e quanta. Pochissima acqua aggiungerei, che dici Laura? Pochissima, sembra già perché una consistenza buona. Perché forse appena così rimane ancora più. Perché gli anacardi erano ben idratati e il mango era maturo, quindi appena. Ecco, se non aveste tempo di idratare gli anacardi, serviva più acqua, sì, sicuramente. Però cercate di farlo almeno 4 ore.
crema è pronta, come avete potuto vedere è veramente facilissima. Questo se vuoi lo porto via, sì. Io. Aspetta, lo puliamo però. Me lo mangiamo, sai? Ah, te lo lecchi dietro, va bene. Lo leccavo dietro, okay. Anzi vado a assaggiarmelo. Ecco. Buonissimo. Sì. Ecco, proprio fluida, vedete? La consistenza della crema pasticcera. Veramente. Questa crema poi può essere adoperata per tante altre preparazioni, torte, dolci. A noi oggi piace proprio presentarla così semplicemente. Allora fai le coppettine, sì. E io intanto ti avvicino anche quella dell'ospite. Dell'ospite, del nostro ospite d'onore. Anzi, facciamo prima la sua, così io la porto, me la devi però guarnire. Sì. Allora, possiamo decorare in tanti modi. Cosa a vuoi noi, che ti porto guarda, per guarnire? A me piace tanto l'accostamento di questa crema con i pinoli. Perfetto. Sta Eccoli proprio qua. Benissimo. E poi se vuoi mettiamo sì, anche una luce. Come decorazione. Questo lo togliamo. Guarda, mettiamo anche il fiore al nostro ospite, il così lo coccoliamo. Vado a portarglielo. Sì. E io continuo qui. Mettiamo anche un pochino di buccia di limone biologica che dà un tocco di colore. E si può anche mangiare, è buono anche da masticare. Ecco. E anche questa ricetta fa parte del nostro menù di Ferragosto.